Oggi parliamo di formazione professionale in materia di sicurezza e le chiedo quali sono gli adempimenti che un'azienda deve rispettare, ai quali deve andare incontro per essere a norma, diciamo così, per quanto riguarda il decreto 81. Il decreto legislativo 81 del 2008, quale è ad oggi normativa attuale in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che il datore di lavoro debba mettere in atto e quindi pianificare, appunto attuare, una serie di misure di prevenzione e protezione volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, dicevo prima, ha l'obbligo di ottemperare una serie di adeguamenti, uno tra tutti quello di organizzare una vera e propria squadra di sicurezza, ovvero un insieme di figure che devono collaborare e cooperare per mantenere alti gli standard di sicurezza all'interno dell'attività lavorativa. Tenuto conto che l'organigramma della sicurezza deve essere attuato in qualsiasi tipo di attività lavorativa che abbia anche solo un dipendente, quindi da un dipendente in poi. La prima figura che il datore di lavoro deve incaricare è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, ovvero colui che si occupa di tutti quelli che sono gli adempimenti in termini di sicurezza all'interno di un'attività lavorativa. Il datore di lavoro, se si presuppongono i requisiti previsti dall'articolo 34 dell'81 del 2008, può autonominarsi responsabile della sicurezza. In questo caso sarà il datore di lavoro stesso a dover eseguire un corso di formazione. Corso di formazione che si suddivide in macro categorie in funzione del codice ateco di appartenenza dell'attività lavorativa. Nello specifico, il corso di formazione può essere un corso di formazione rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore. La formazione in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, lo vediamo in questo caso ma lo vedremo anche più avanti, prevede sempre un aggiornamento. Nel caso del responsabile della sicurezza si prevede un aggiornamento quinquennale. La figura di responsabile della sicurezza può anche essere ricoperta da una persona esterna, si parla appunto di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno. Questa figura può essere riscontrata o in una persona presente all'interno dell'attività lavorativa, chiaramente diversa dal datore di lavoro, piuttosto che da una persona completamente esterna all'azienda. In questo caso si parlerà di una formazione un po' più particolare, suddivisa in tre moduli, modulo A 28 ore, modulo B 48 ore, modulo C 24 ore. Anche in questo caso si prevede un aggiornamento, anche qui quinquennale. Nello specifico l'aggiornamento si prevede un aggiornamento relativo al modulo B, mentre coloro che svolgono il corso di formazione modulo A e modulo C detengono un cosiddetto credito formativo permanente, quindi non si prevede un corso di aggiornamento. Un'altra persona che il datore di lavoro può incaricare è il dirigente, ovvero una figura che può detenere potere decisionale di spesa come il datore di lavoro, chiaramente sotto determinati profili dettati dal datore di lavoro. In questo caso si prevede un corso di formazione di 16 ore, anche qui con aggiornamento quinquennale.